Salve a tutti amanti del canale, bentornati a Darkside. Prima di incominciare, una breve introduzione. Chi non conosce il canale di Osore? Ebbene, lui è un must dell'horror italiano. Vi consiglio vivamente di iscrivervi al suo canale e di seguirlo su Instagram. Trovate tutti i link nella descrizione di questo video. Inoltre, presto faremo anche nuove collaborazioni. Quindi cerchiamo di tirar su questo canale un po' come prima. Adesso iniziamo subito con il video di oggi. Sei pronto a vedere attività paranormali catturate in video? Il primo video viene direttamente da Reddit. Una ragazza chiamata Esther decide di condividere questo video su un subreddit a tema di paranormale. A detta sua, la telecamera di sorveglianza che riprende l'ingresso della sua casa ha catturato una figura che non ci doveva essere. Infatti in casa non c'era proprio nessuno. Guarda e fammi sapere cosa ne pensi. Il prossimo video è stato condiviso da James McLean. L'uomo ha perso il fratello, di 20 anni, da poco tempo. E proprio da quel momento nella sua casa si sono vissuti stranissimi avvenimenti. Ebbene, i primi riguardano solamente alcuni oggetti che si spostano da soli. Durante la notte sentono delle urla terrificanti provenire fuori dalla casa, ma ciliegina sulla torta, sia lui sia la madre ricorrono in degli incubi veri e propri durante la notte. Il sogno più strano è che, mentre stava dormendo, riceve la visita del fratello, accanto a lui proprio sullo stesso letto. Il fratello morto, detto come un'ombra spettrale nera, inizia a parlare sottovoce. Poco dopo, il viso dell'ombra nera inizia a sfigurarsi e a uscire del sangue. James da allora inizia a riprendere degli strani avvenimenti con il proprio telefono, ed ecco i video che ha condiviso in rete. E questo è soltanto uno degli altri video che ha postato in rete. Sì, sì. Jesus Christ! Ah! Oh! Jesus Christ! Vuoi vederli tutti? Allora iscriviti al canale e ci vediamo al prossimo video. Il prossimo video è di Criselle Luna. È una youtuber abbastanza conosciuta con oltre 23.000 iscritti. Ebbene, i suoi video trattano anche storie macabre, oscure ed esplorazioni. E questo già la dice lunga sulla veridicità del video. Però chissà, diamogli il beneficio del dubbio. Questa volta Criselle si trova in una scuola abbandonata. Si dice che questa scuola attualmente è adibita a set di registrazione cinematografica. Questo è il video che ha caricato su YouTube. Cosa ne pensi? Escuchando. Dios, ¿qué está suave? Ay, 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 ay. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Estoy escuchando ruidos, pero no sé. Y sigo escuchando aquí afuera. Ay, no, 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 no. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Yo escuchaba como arañazos, como si alguien estuviera aquí. Ay, no, 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 no. Tengo una evidencia para ustedes. Para que podamos ser testigos de lo que aquí se encuentra. Probablemente también haya más energías y no solo la de esa pequeñita de la que se habla. Yo quiero preguntar, y me estoy atreviendo a hacerlo estando sola en este lugar. E adesso spostiamoci su TikTok. Questa volta il video condiviso è molto strano. Guardate la ripresa e dimmi se riesci a vedere cosa accade. Potrebbe essere un'apparizione di qualche strega, oppure un'entità paranormale.
Voi cosa ne dite? Potrebbe essere anche un palese fake? L'ultimo video riguarda tre amici che decidono di addentrarsi, di notte, in un cimitero del Kentucky, in America. Tutto questo avvenimento accade proprio la notte di Halloween, quindi guarda il video e fammi sapere cosa ne pensi. Hanno davvero catturato un'ombra strana, oppure soltanto un amico che sta giocando? Give me a sign that you're here. Something. Anything. Anything at all. Ebbene ragazzi, anche per oggi i video sono finiti. Ti ricordo come sempre di iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto, di riprenderti anche i vecchi video, e noi ci vediamo presto qui, a Darkside.